Ma credi? È finita. Il CEO della Santona, Daniel Brown, ha voluto ringraziare l'Interpol e la Tarvos Security Services per aver sventato un attentato terroristico durante la convention Porto Sicuro. L'Interpol ha confermato che un gruppo di estremisti, legato alla coalizione per i diritti dei potenziati, ha piazzato una grande quantità di esplosivi nelle torri residenziali che circondano il centro Apex. Un fatto che lascia davvero senza parole. Ma ecco la controversa opinione di Brown a riguardo. Non dobbiamo prendere decisioni basate sulla paura, né lasciare che una minoranza possa determinare il nostro futuro. L'atto sul risanamento umano va contro tutto ciò che è alla base delle Nazioni Unite. Spero che con il tempo il Consiglio di Sicurezza se ne possa rendere conto. Parole forti da un uomo con un conto in banca invidiabile. Vedremo se le cose andranno come crede. Qui è Eliza Cassano. Ehi, ma stai ascoltando? Live. Abbiamo vinto! Davvero? Abbiamo mandato in fumo il loro piano. Marcenko, l'Orchid, le bombe. Sei stato in azione troppo a lungo. Prenditi una pausa. Riposati un po'. Genos mi ha scritto la notte scorsa. Dice che Brown va alla grande. Lui e le persone che hai salvato sanno che l'atto non è una soluzione. La Picos può parlarne quanto ne vuole, ormai è finita. Genos sembra sempre sapere tutto, tranne le cose più importanti. Parli di Miller, vero? Mi dispiace, Adam. Ero certa che lavorasse per gli Illuminati. Per un po' lo abbiamo pensato entrambi. Quando ho capito che era innocente, non possiamo cambiare il passato. Guardiamo avanti. A cosa stai pensando? Quali altri progetti avranno in essere? Quanti altri soldati come Marcenko stanno aspettando la chiamata? Non chiamarlo soldato, era un criminale. I soldati hanno un codice d'onore. I soldati eseguono gli ordini. Lui era pronto a farlo, a prescindere dalle conseguenze. Sembra ti dispiaccia che sia morto. Lui ha fatto la sua scelta, io la mia. Comunque noi vogliamo i suoi capi, le persone dietro l'atto sul risanamento umano. Loro sono ancora nascosti nell'ombra. Dobbiamo attirarli allo scoperto. Ora abbiamo i nostri nomi, Manderly e Page. Il collettivo non si fermerà finché non li avrà beccati. Sì, c'è un altro nome che voglio associare a una faccia. Genus. Ah, allora è questo che ti rode. Senti, Adam, ci proverò. Ma te l'ho detto, non gli piacciono gli incontri che non organizza lui. Allora dagli una scelta. O organizza lui un faccia a faccia, oppure lo troverò da solo. Credo che sia ora di incontrare l'uomo dietro la maschera, Alex. Non pensi? Una notizia dell'ultima ora. Le forze dell'ordine di Praga hanno arrestato l'artefice degli ordigni esplosivi che qualche giorno fa sono costati la vita a decine e decine di passeggeri innocenti. La donna, un ex artificiere dell'esercito di nome Allison Stanek, sembra essere una fanatica religiosa e leader di un culto tecnologico, la Chiesa del Dio Macchina. Dopo un'indagine a tutto campo, la polizia l'ha arrestata, insieme a molti suoi seguaci, nel quartier generale della setta. Non so voi, gente, ma per me è un'ottima notizia. Un'autopsia resa pubblica oggi a Praga svela dettagli inquietanti sulla morte del dottor Talos Raker, l'ex leader dell'ARC defunto da poco. Pare che la principale causa del decesso sia stata la quantità eccessiva di alcol trovata nel suo corpo. Nessuna traccia di altre tossine, né tantomeno segni di attività sospette. Fonti vicine a Raker confermano che lottava con l'alcolismo fin dal suo ingresso sulla scena pubblica. Mi sembra superfluo ricordarvi che l'organizzazione da lui fondata, l'ARC, è stata collegata all'attacco terroristico della scorsa settimana a Londra. Non è passato molto tempo da quando il dottor Talos Raker è stato nostro ospite e ci descriveva la coalizione per i diritti dei potenziati come un'organizzazione non violenta. Oggi, ovviamente, siamo tutti un po' più saggi. Ma
morto il dottor Racker, Lark non ci ha messo molto ad uscire allo scoperto. Dopo l'attentato, è stata inserita dall'ONU nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Mentre parliamo, i coraggiosi agenti della polizia ceca stanno già facendo irruzione nelle basi dell'ARC al complesso Utulek. Ecco un esempio delle difficoltà che stanno incontrando. Non avete capito nulla. Nulla! L'ARC è stata incastrata. Voi non vi rendete conto che Viktor Marchenko non era dell'ARC. Lui voleva distruggere l'ARC, distruggerne la causa. Però ha fallito. Perché noi siamo forti e innocenti. Non ci faremo usare come pedine da uomini ricchi e spaventati che vogliono renderci meno che umani. Mi spiace, giovanotto, ma penso tu stia protestando troppo. L'organizzazione criminale dei Dvali è finita sotto i riflettori per il suo ruolo nell'attentato di Londra. Le prove scoperte dall'Interpol rivelano che esponenti di spicco della filiale di Praga hanno fornito armi e supporto logistico ai terroristi dell'ARC. Uno dei ricercati da interrogare è Radic Nicolazze, il leader dei Dvali a Praga. Tuttavia le mie fonti vicine a Nicolazze confermano che è svanito nel nulla e che probabilmente non verrà mai rintracciato. Una prova della sua colpevolezza? Discutete con noi online e diteci cosa pensate. Nuove notizie da Parigi. Un notevole incremento delle pubblicazioni illegali potrebbe essere legato a un'evasione avvenuta di recente a Praga. Giorni fa, la polizia ceca ha arrestato dei membri della rete informativa clandestina Samizdat per attività sovversive, traffico di esseri umani e terrorismo mediatico. I radicali sono però evasi dalla loro cella e pare abbiano trovato rifugio nel cuore dell'Europa occidentale. Poco dopo l'evasione, una pubblicazione radicale denominata Silhouette si è diffusa in tutta la Francia. Che Silhouette sia il nuovo nome di Samizdat? Sono sicura che concorderete sul fatto che, a prescindere dal nome scelto, non c'è niente di più pericoloso delle notizie fasulle. E ora passiamo a una notizia ben più curiosa. Un incidente avvenuto in un laboratorio clandestino di Praga ha portato le autorità a scoprire il cuore del traffico locale di Neon. Secondo fonti attendibili esperte di droga, il problema aveva più a che fare con la distribuzione illegale di neon e degli interessi dei criminali che con il consumo stesso della droga. Sia chiaro, gente, il neon è illegale e lo smantellamento di questo laboratorio è una buona notizia per tutti. Tuttavia, ad ambienti governativi mi è giunta voce che il neon sembra avere benefici terapeutici. In tal caso, è possibile che in futuro verrà commercializzato in una versione approvata dal governo. Servirà una seria sperimentazione, certo. Vedremo cosa succederà. Non è questo il punto. Dovevamo essere tutti informati. È per questo che ora siamo qui. Volkart, ciò che è stato è stato. L'obiettivo di fondo dell'operazione era chiaro e non è cambiato. Occorre sempre apportare aggiustamenti sul campo. Lo sai bene. Aggiustamenti? Quelli non erano aggiustamenti. L'Interpol è stata molto più abile del previsto. Hanno un nuovo agente potenziato che si chiama... Adam Jensen. Pensiamo possa aver ricevuto un aiuto esterno. Forse dal collettivo Juggernaut, se non da Genus direttamente. Stiamo indagando, ma ora... Queste sono soltanto congetture. Andiamo a fondo della cosa e incontriamoci a fine settimana. Grazie a tutti. Non c'è altro. La colpa è tua. Lo so bene, dottoressa. Elizabeth manda i suoi saluti. Rapporto. Il soggetto sembra psicologicamente sano, nonostante i gravi traumi che ha subito. Le sue memorie sono ancora in linea con il programma. È notevolmente stabile. Eccellente. Quanto manca al suo contatto con Genus? Poco. Allora è solo questione di tempo.